Torniamo invece adesso a parlare di morti sul lavoro, sciopero generale con tanto di presidio davanti alla prefettura di Modena per CGIL, CISL e UIL per richiedere un confronto e un tavolo di lavoro proprio sul tema sicurezza. Basta morti sul lavoro, ma stop anche agli infortuni, dovuti il più delle volte a una sicurezza mancante o negligente da parte del mondo imprenditoriale. Dopo due episodi di decessi sul lavoro in provincia solo ad ottobre e diversi infortuni ad agosto, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno indetto uno sciopero generale e si sono riuniti in un presidio davanti alla sede della prefettura di Modena, ottenendo un tavolo di lavoro e confronto. Abbiamo chiesto alla prefettura di farsi carico di costituire un tavolo permanente e abbiamo manifestato la difficoltà che c'è oggi nei luoghi di lavoro e il bisogno, oltre che di fare pressione sul governo centrale, anche di istituire un tavolo a livello locale che sia un tavolo permanente per vedere e trovare soluzioni alle difficoltà che oggi si incontrano. Anche a Modena c'è una situazione veramente preoccupante, c'è uno suicidio e noi non possiamo accettarlo nel modo più assoluto. Chiederemo un incontro con tutte le forze politiche e anche i parlamentari per denunciare questa questione, perché se ne devono far carico anche loro. In più abbiamo detto per quanto riguarda l'organico dell'ispettorato del lavoro, a mio giudizio è insufficiente, qua devono investire. Un presidio molto importante perché c'è una bellissima partecipazione allo sciopero, tantissimi lavoratori che denotano il fatto che i lavoratori sono molto sensibili al tema della sicurezza sul lavoro, sono molto sensibili al tema delle morti sul lavoro, quindi sicuramente le nostre iniziative continueranno, saranno tarate sulle risposte che riceveremo dalla prefettura rispetto alla richiesta del tavolo che ci è stato già in qualche modo anticipato e ci verrà concesso, e soprattutto rispetto a quello che avverrà nel governo centrale.